Basile condannato. Il tribunale di Palermo dà ragione alla madre. Il bambino che il patron di KSM non ha voluto riconoscere è suo figlio. Adesso dovrà risarcire 28.000 euro. Intanto uno dei suoi consulenti ha rivelato alcuni tentativi di sabotaggio dell'inchiesta e per Basile si configurano nuove accuse penali. Pasti a scrocco. Timbravano gli ingressi in ospedale usando tesserini validi, ma per mangiare in mensa utilizzavano quelli vecchi, ormai disattivati, per non pagare 2 euro. I pasti gratis sono costati 10.000 euro al Buccheri La Ferla di Palermo e il licenziamento di 3 infermieri. Botta e risposta. Un sondaggio pubblicato dal quotidiano La Sicilia darebbe il Movimento 5 Stelle come favorito alle prossime regionali con il 38%, il centrodestra al 35%, il centrosinistra al 18% e il PD all'8%. Grillo esalta il Movimento, ma Crocetta tuona: sondaggio falso propagandato dal centrodestra. Promozione di massa. Un emendamento alla finanziaria già approvato in prima commissione all'Arse punta ad abolire le tre fasce in cui vengono classificati i dirigenti regionali per riunirli in un'unica, ma il 97% sono attualmente in terza fascia. Per il Cobas Codir si tratta di una norma illegittima e incostituzionale. Pensieri positivi. Il Palermo si ritrova dopo la prima vittoria casalinga stagionale colta domenica contro il Crotone. Iaglielo trasmette sicurezza e rilancia. Speriamo di raggiungere la salvezza prima dell'ultima partita di campionato contro l'Empoli. Gentili amici, bentrovati in un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Questi i nostri titoli. Cominciamo allora col parlarvi del caso che coinvolge Rosario Basile. Il Tribunale di Palermo dà dunque ragione alla mamma del bambino che l'ex patron di KSM non aveva inizialmente riconosciuto e che lo condanna al risarcimento di 28.000 euro piuttosto che i 200.000 richiesti dall'accusa. A stabilirlo senza alcun dubbio è l'esame del DNA, nonostante l'opposizione dei legali dell'imprenditore che volevano far invalidare la perizia. Il 99,99% di compatibilità però non sembra lasciare spazio a repliche. E proprio nei giorni scorsi era caduta l'accusa di corruzione a suo carico, tanto da portare uno dei suoi legali appunto a richiedere le scuse da parte della procura. Adesso invece per Rosario Basile tutto potrebbe ribaltarsi in negativo. È un pentito ex consulente della KSM a svelare i tentativi di sabotaggio commessi dal patron durante l'inchiesta. Sentiamo. Avrebbe aiutato Rosario Basile a falsificare i tabulati telefonici consegnando ai magistrati un documento falso che servisse a giustificare il licenziamento della donna, accusandola di aver avuto una relazione con un altro dipendente all'interno dell'azienda, quando in realtà il rapporto clandestino quest'ultima l'aveva avuto proprio con il patron della KSM. Parla uno dei fedelissimi di Basile, il consulente Salvatore Lopresti, anche lui indagato nell'inchiesta che ha visto negli ultimi mesi il presidente dell'azienda leader nel settore sicurezza nel mirino della procura di Palermo. Se inizialmente la questione riguardava la relazione extraconiugale appartenente alla sfera privata di Basile, dalla quale ne era derivato un figlio, adesso l'indagine si è ampliata includendo le accuse per i reati di calunnia, frode processuale, violenza privata, atti persecutori, falsificazione di comunicazioni, sostituzione di persona, falso materiale e falso ideologico. Il patron inoltre avrebbe tentato di modificare anche la perizia sul DNA del bambino, sottraendogli, non si sa ancora come, un campione di saliva. Il pentito Lopresti avrebbe infatti raccontato di aver ricevuto da Basile l'ordine di accedere all'interno del software del policlinico al fine di alterare i dati che gli attribuivano e gli attribuiscono la paternità del bambino al 99%. Se nei giorni scorsi, a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, la Corte di Cassazione aveva rigettato le accuse di corruzione nei confronti di Basile, portando uno dei legali del patron, l'ex PM Antonio Ingroia, a chiedere alla procura di porgere le scuse al suo assistito, in quanto vittima di una triste vicenda, la confessione dell'ex consulente KSM potrebbe adesso ribaltare la vicenda. Torniamo adesso a parlarvi dei furbetti del badge che però stavolta non tentavano di saltare il lavoro ma di mangiare gratis. Timbravano entrata e uscita in ospedali con i tesserini validi ma per la mensa utilizzavano quelli vecchi ormai disattivati in modo da mangiare appunto gratuitamente a pranzo e cena e non vedersi addebitare 2 euro a pasto. Licenziati 3 infermieri del Buccheri La Ferla di Palermo. Sentiamo.
Piuttosto che pagare 2 euro, utilizzavano tesserini disattivati per ottenere pasti gratis a pranzo e a cena nella mensa dell'ospedale. 3 infermieri del Bucchieri La Ferla di Palermo sono stati licenziati per giusta causa. L'amministrazione ha scoperto che il trucchetto dei vecchi badge magnetici disattivati andava avanti almeno dal 2013. I 3 infermieri, uno impiegato in pronto soccorso, il secondo nel reparto di chirurgia e il terzo in medicina, avevano capito come frodare il sistema computerizzato che gestisce i pasti in mensa. I vecchi tesserini disattivati continuavano ad essere accettati dal lettore ottico della mensa, rilasciando lo scontrino valido per un pasto. Il sistema utilizzato al Bucchieri La Ferla prevede che il 50% del pasto sia pagato dall'azienda e l'altra metà a carico del dipendente. Una volta strisciato il tesserino, la quota viene detratta dallo stipendio. Nel loro caso, quei 2 euro non venivano addebitati a nessuno perché la carta non era più associata ad alcun dipendente. Nessuna denuncia per frode, ma per i 3 infermieri che contavano di subire un provvedimento disciplinare più leggero, mercoledì è arrivato il licenziamento. Complessivamente il Bucchieri La Ferla stima che la frode sia di oltre 10.000 euro, tenendo conto di tutte le strisciate non autorizzate che quotidianamente arrivavano in amministrazione. Uno dei 3 ha già impugnato il licenziamento dicendo che si è trattato di un errore inconsapevole, ma dalla direzione dell'ospedale si reputano scettici, puntando il dito sul fatto che i dipendenti utilizzavano tesserini validi per l'entrata e l'uscita e quelli vecchi solo per la mensa. Ci fermiamo per qualche secondo, al nostro rientro vi parleremo di un sondaggio elettorale che riguarda la Sicilia, che fa esaltare Beppe Grillo e il suo movimento, ma che fa infuriare Rosario Crocetta. Restate con noi. CTS Play, la prima app delle TV siciliane, facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. 3 Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Bentornati in studio. Il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito in Sicilia nelle preferenze dei siciliani, quantomeno secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano La Sicilia di Catania, che vedrebbe proprio i pentastellati al 38%, il centrodestra al 35%, il centrosinistra al 18% e il PD relegato addirittura a un misero 8%. Non si è fatto attendere il commento sul blog da parte di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che può arrivare al 40% senza inciuciare
luci e ammucchiate. Si legge: i dati di oggi in Sicilia lo dimostrano. Immediata la replica di Rosario Crocetta: quel sondaggio è falso, propagandato da qualche esponente per riesumare un centrodestra moribondo. La Sicilia ha bisogno di concretezza e non di bufale, ha commentato il governatore. Anche 4 anni fa, aggiunge Crocetta, in occasione delle regionali tutti ci davano per perdenti, col centrodestra vincente a seguire i grillini. Le elezioni reali poi sono andate in altro modo. Cambiamo argomento: abolire le 3 fasce in cui vengono classificati i dirigenti regionali, creandone un'unica, dando il via alla promozione di massa. È quanto previsto da un emendamento della legge finanziaria che sta facendo nascere non poche polemiche a Palazzo dei Normanni. Promozione di massa per i dirigenti della regione siciliana. A prevederla è un emendamento alla finanziaria già approvato in commissione affari istituzionali all'ARS, che di fatto abolisce le 3 fasce in cui vengono classificati in base alla legge regionale 10 del 2000, per far posto ad un'unica fascia per tutti i circa 1400 dirigenti. Un emendamento attorno al quale si sta alzando però un vero e proprio polverone, dal momento che l'attuale prima fascia non comprende nemmeno un dirigente. Gli ultimi sono andati in pensione qualche anno fa e la seconda ne comprende appena una quarantina. Inoltre, il transito da una fascia all'altra può avvenire attraverso concorsi interni che in 17 anni non sono mai stati espletati. Così, circa il 97% dei dirigenti attuali sono classificati come terza fascia, ma con il nuovo emendamento raggiungeranno in massa i colleghi della seconda. La classificazione in 3 fasce aveva creato non poche polemiche già al momento dell'approvazione della legge 10, quando in migliaia transitarono proprio nella terza fascia. Come se non bastasse, da allora, salvo rare eccezioni, gli incarichi di dirigente generale sono stati assegnati dalla politica a dirigenti di terza fascia, nonostante la norma preveda che solo chi è in seconda fascia può accedere al ruolo apicale di guida dei dipartimenti. Con questa norma, spiega il presidente della commissione affari istituzionali Toto Cascio, ci adeguiamo alla normativa nazionale, non comporta alcun onere aggiuntivo per la regione e non implica copertura finanziaria. L'emendamento è stato trasmesso alla commissione bilancio per le proprie valutazioni, ma per il sindacato Cobascodir si tratta di una norma illegittima ma incostituzionale, almeno per come appare al momento. Le norme stabiliscono che per poter procedere con l'avanzamento verticale bisogna adottare una procedura concorsuale interna ad evidenza pubblica, con una riserva per i funzionari che abbiano i titoli per poter accedere al ruolo e per gli esterni. Detto questo, noi siamo favorevoli all'abolizione della terza fascia, un'invenzione della politica siciliana solo per motivi clientelari. Oltre 5.000 persone morte nel solo 2016 nel mare Mediterraneo, 33.000 quelle salvate dal 2014 da un'organizzazione no profit nata dall'idea di una coppia italo-americana. La MOAS ha già salvato tantissime persone, da qualche giorno può contare anche sul supporto della più grande band del mondo. Bones sinking like stones, all that we fought for. Nessuno merita di morire in mare. È il lavoro di Guardia Costiera, Marina Militare, organizzazioni governative ed europee, ma è anche la missione di chi, senza nulla in cambio, ha deciso di provare ad impedire che il fatale destino di migliaia di persone si compia nelle fredde acque del Mediterraneo e non solo. MOAS, acronimo inglese per Stazione d'Aiuto ai Migranti in Mare, è una ONG senza fini di lucro che dal 2014 ha salvato oltre 33.000 persone. Dal 2 febbraio scorso MOAS, creata da Christopher e Regina Catrambone, coppia italo-americana, può contare sul supporto e il patrocinio della più famosa band del mondo, i Coldplay. L'annuncio è stato lanciato sul web insieme ad un video struggente con le parole del brano Don't Panic, datato 2000, a fare da triste cornice alle immagini dei salvataggi dei volontari del MOAS impegnati sul canale di Sicilia. We live in a beautiful world. Ogni anno, ha dichiarato Chris Martin, leader della popolare band britannica, migliaia di persone rischiano di morire in mare alla ricerca di una vita migliore e solo per un puro caso geografico queste persone non sono noi e noi non siamo nella loro condizione. Nel solo 2016 sono state più di 5.000 le persone, tra loro moltissimi bambini, a morire davanti le coste siciliane e se non sono state di più è stato anche grazie alle forze militari di mare e ad organizzazioni come MOAS, perché, come scrivevano i Coldplay 17 anni fa, tutti hanno qualcuno su cui appoggiarsi. Cause yeah, everybody here's got somebody to lean on.
Non solo polemiche dunque, circa l'immigrazione. Cambiamo argomento, si sono riuniti questa mattina per discutere delle condizioni delle carceri siciliane. I deputati Pino Apprendi e Totò Cordaro hanno invitato la regione ad intervenire. Strutture al collasso per via del sovraffollamento. Vuole essere una richiesta formale al Presidente della Regione perché intervenga in aula, spieghi lo stato delle carceri, spieghi soprattutto perché in Sicilia un decreto legge che prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la creazione di strutture alternative è stata parzialmente, grazie all'allora Assessore Borsellino, applicata, ma prevede soltanto due strutture, una a Naso e una a Caltagirone, che hanno una ricezione di 20 posti ciascuno e che certamente non sono utili e sufficienti per il fabbisogno. Credo che la Regione abbia compiti essenziali, non primari ma essenziali, e così come penso che debba definire la vicenda della riforma sanitaria, nel senso che le competenze sono passate dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Regione, ma i tempi ancora per quanto riguarda la diagnostica, per esempio, sono molto lunghi per un detenuto. E la salute non va d'accordo con la burocrazia. Credo che la Regione debba darsi una mossa in questa direzione e quindi interagire con i medici delle carceri. Ci spostiamo adesso ad Agrigento. In poche ore aveva fatto il giro del web, gettando nel panico gli agrigentini, ma la crepa squarciata dall'acqua del viadotto Morandi, che collega Agrigento alla vicina Porto Empedocle, è stata cauterizzata. A comunicarlo il sindaco Calogero Firetto, guardate. Ecco l'acqua che scende, che precipita giù. Immagini riprese dalla sottostante via Caruso Lanza. Immagini subito rimbalzate sui social, anche con un certo allarmismo, tanto che qualcuno scrive: non percorretelo, il ponte è poco sicuro. A creare preoccupazione, a seminare panico nell'opinione pubblica, il viadotto Morandi, un'arteria importante, nevralgica, che collega la città dei Templi con Porto Empedocle. L'SOS lanciato è stato prontamente raccolto dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale ha subito contattato i vertici dell'ANAS per segnalare l'anomalia e per avere chiarimenti. A distanza di poche ore dall'intervento, Firetto rassicura: ho sentito il direttore regionale dell'ANAS che mi ha comunicato che il fenomeno legato alle forti piogge è stato determinato dall'ostruzione di un pluviale. Una squadra ANAS intervenuta sui luoghi ha disostruito il pluviale e il problema è stato risolto. E questa è la notizia che il sindaco di Agrigento Calogero Firetto dalla città. L'acqua che cade giù dal ponte Morandi è diventata l'immagine simbolo delle ultime 24 ore. La foto, diventata subito virale sui social, è stato un tam tam di notizie che hanno creato non poco allarmismo. Per fortuna rientrato. Una campagna di Food Rising, così definita, che ha permesso di raccogliere circa 1 milione di pasti che andranno in dono ai cuccioli dei rifugi, EMPA del territorio italiano. Friskies a fianco degli animali per sensibilizzare la società sull'adozione degli amici a quattro zampe. Friskies a fianco dei cuccioli dei rifugiati EMPA della Sicilia. Grazie alla campagna di Food Raising sostenuta dal brand di Purina, la società che commercializza e produce alimenti per animali domestici, cani e gatti ospiti dei rifugi dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali otterranno in dono 1 milione di pasti distribuiti su tutto il territorio italiano. 7 in particolare le province siciliane che riceveranno in dono alimenti destinati agli amici a quattro zampe, tra Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani. Siamo davvero felici di essere riusciti ancora una volta a concretizzare lo scopo che ci eravamo prefissati, ovvero consegnare 1 milione di pasti per gli animali ospiti delle strutture EMPA, ha dichiarato il direttore marketing di Purina, Thomas Agostini. È un gesto importante nei confronti degli animali in cerca di famiglia. Circa 25.000 i cuccioli che dunque riceveranno un aiuto in più in attesa di essere adottati e di trovare una famiglia che possa accoglierli, dando loro la possibilità di una seconda vita. Le campagne come quella di Food Raising, ha dichiarato Marco Bravi, responsabile comunicazione e sviluppo di EMPA, hanno un importante compito non solo di raccogliere pasti per gli animali che ospitiamo, ma anche di sensibilizzare la società verso il tema dell'adozione. Ancora qualche secondo di pausa, poi lo sport. Restate con noi.
sbarcano i ragazzi di Amici a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo. Corri in fiera dalle 10 alle 13 dal lunedì al sabato per assicurarti il biglietto al costo strepitoso di 10 euro o effettuare il cambio biglietto dello sponsor. O chiama al 393 20 66 827. Una grande festa dalle 17 di sabato 25 febbraio con il villaggio gastronomico, esibizioni di canto, danza e con i comici della trasmissione televisiva Cabaret. E poi il backstage con i tuoi beniamini. E alle 21.30 lo show dei ragazzi di Amici. Ci vediamo il 25 a Palermo. Io ci sarò. Io, Nick, ci sarò. E tu? Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo. Io ci sarò. E tu? Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo. Io ci sono. E voi? La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federati. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, incontrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Ed eccoci giunti allo sport, il calcio. Il Palermo si è ritrovato quest'oggi al quartier generale del tenente Onorato per preparare la sfida contro l'Atalanta, ancora una volta in casa, si è reduci dalla vittoria col Crotone. Ha parlato Mato Jajal, uno dei più brillanti di queste ultime settimane, che ha detto che la squadra ha ritrovato grande fiducia. Io spero che non dobbiamo aspettare la ultima partita contro Empoli per prendere i punti importanti per la salvezza. Allora penso che dobbiamo solo lavorare e continuare così come abbiamo fatto adesso, diciamo, ultimi mesi, perché penso che dall'arrivo di Corini abbiamo preso pure un po' di fiducia, un po' entusiasmo. Sì. Dobbiamo continuare solo e non pensare adesso cosa facciamo ultima giornata, perché adesso arriva Atalanta, per noi una partita importante. Dobbiamo pensare a noi e non guardare la classifica come cosa è. Noi dobbiamo prendere i punti in ogni partita.
immagine il profilo YouTube Rosanero del Palermo. Siamo in chiusura, allora vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni tramite la pagina Facebook CTS-Compagnia Televisiva Siciliana, oppure inviandoci anche una mail alla casella di posta cts-redazione@libro.it. Vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Un saluto e ben ritrovati al nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di mercoledì che vedrà nuove perturbazioni investire tutta l'Europa centrale, così come il Mediterraneo, con piogge ed acquazzoni. Gran freddo invece sulla rossa europea, con valori che sulla città di Mosca scenderanno anche al di sotto dei meno 15 gradi. Andiamo a vedere la situazione sulla nostra penisola. Nuovo peggioramento in giornata al nord-ovest, ma soprattutto Sardegna, con piogge ed acquazzoni anche di forte intensità. Vediamo proprio in dettaglio le regioni settentrionali, una giornata con molte nubi in aumento a partire da ovest, ma poi anche, guardate, le molte nubi che investiranno tutto il nord-est, piogge tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta e le nevicate in montagna a quote localmente basse. Andiamo poi al centro Italia, molte nubi irregolari di passaggio che investiranno tutta la parte tirrenica, con qualche piovasco in arrivo dal Tirreno, meglio invece sulla parte adriatica. E poi sud Italia, attenzione al marcato maltempo che investirà tutta la Sardegna, con piogge temporali anche intensi. Buoni invece altrove, peggiora poi in serata su Sicilia e parte della Calabria. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com.